Questo programma è offerto da Siciliani, Amadori, Bonduelle, Carni Robes, Dolcetti Balsen, Tutto Gelo, La Ventricina, Spiezia. Supermercati Convi, la differenza in evidenza. La pasta fresca di Vella nasce dal cuore del chicco di grano duro ed è interamente prodotta in atmosfera protetta. La semola e l'acqua sono le materie prime che formano l'impasto. Attraverso gli stampi nascono tutti i formati di pasta fresca di Vella e nelle confezioni trasparenti arrivano dritti sulle nostre tavole. Di Vella, passione mediterranea nel mondo. Oh, le, 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 le. Kichi 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 ale ale chichi di 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 la di da di da hey kichi 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 ale ale chichi di 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 la di da di da leo chicha te tolpe di 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 la di da di da e changendar maiu è iniziata la missione. Più passa il tempo, più è un mentecatto il nostro. Cioè, ma vi rendete conto? Ma riprenditi da solo, fatti un selfie. Ma madonna. Facciamo la pubblicità a mia sorella, va, riprenditi con Rec 24. E riprenditi con Rec 24, esatto. Comunque, stamattina siamo andati tutti e tre in macchina insieme, vogliamo dire agli amici del spettacolo che non se ne fregano niente. E la canzone è La Prima Repubblica, pam, non si scorda mai. Ta-ra-ra-ra. Buongiorno signora, questa canzone la conosce? Non voglio parlare. Ma perché non vuole parlare? Le vogliamo regalare un bicchiere. Parli alle spalle, perché non vuole parlare? Perché nessuno vuole parlare, secondo lei? Devo dire. No, quello che vuole, diciamo, lei ha visto il film di Checco Zalone? Sì. Le è piaciuto? Sì. Secondo lei quelle cose che succedono nel film succedono poi anche nella vita? Certo. Cioè quelli che puliscono la verdura negli uffici statali. Vabbè, nell'ufficio no. Non credo. Negli uffici non credo. Non ha visto tutto nella vita. Le regaliamo un bicchiere di Ferratini. Una domanda solo a voi. Se lei fosse il Presidente del Consiglio, la prima cosa al volo, cosa farebbe per cercare di risolvere i problemi dell'Italia? Penserei un po' di più al sud, che stiamo proprio a terra. Come dice Clementino, cap, Wagyu. È vero, è vero. Vabbè, grazie signora. Sì, buona giornata. È stato difficile fare un'intervista? No. Ma hai visto? Abbiamo messo a vostro agio, non mi preoccupare. Oh, ma c'è anche una mamma arcobaleno qua con noi. Ah, la mamma arcobaleno, infatti si vede, a piena di colori. Patrizia buongiorno. Palmieri, benvenuta. Buongiorno. Oggi non parliamo di mamma arcobaleno, parliamo di Sanremo. Sanremo. Oh, quale cantante ti è piaciuto di più? Dunque, cantante per forza. Oh, gruppo. No, anche, sì. Ma perché che altro ti piace? Gabriel Garco, cioè. No. Ah, ecco. L'amore di Dio. Ecco, non è lo stile di nessuno su Gabriel Garco. Non è il mio stile, non è lo stile arcobaleno. No, infatti, non è lo stile arcobaleno. Allora, diciamo che l'Istadio sì, più o meno.
Sì, stati, hanno spaccato quando hanno cantato La Sera dei Miracoli di Lucio Dalla. Lucio Dalla, diciamo che lì secondo me hanno vinto il festival. Sul Nazional Popolare però. Sì, eh. Sì. Anche però se diciamo comunque... che gli altri non erano un grande livello. A me piaceva quella di Noemi, non so perché. Sì, e beh, insomma, la dice tutta la borsa di una donna. A me piaceva Annalisa. 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 Sì. Cioè, a me piaceva proprio Annalisa, perché la canzone piaceva Proprio lei Annalisa. Direttamente? Sì. Si Annalisa sa difendere era... in TV. Sì, infatti. Poi c'era quell'altra che è arrivata seconda, che sembrava Samara, quella di The Ring. Francesca Michelin. Sì, un misto fra Samara e Mercoledì Addams, diciamo. E poi però... stavano Caccamo, quegli altri di Caccamo. E quei due, per esempio, da dove sono usciti? I Jalis. I Jalis, diciamo, faranno. Hanno fatto una grande strada. Stessa carriera. Hanno fatto fiumi di parole proprio direttamente. Sì, va bene, va bene. Una canzone del passato invece. C'è un bicchiere Ferrarini per la nostra mamma. Non è arcobaleno, cioè, non ce l'abbiamo arcobaleno. Una canzone del passato di Sanremo che ti è rimasta impressa. Una canzone del passato. Allora, colta molto, molto, molto di alla sprovvista, mi potevo preparare una grande hit, però diciamo che anche quella dell'anno scorso non è male. Chi è che ha vinto l'anno scorso? Ha vinto il volo l'anno scorso. Il volo, sì, anche se anche quella non è il mio stile, però sta sbaragliando sulla radio. E... ci vuoi fare un accenno della canzone? No, non è... Quindi sei tutte e tre. Parliamo di tanto altro, ma cantare è proprio... Non... Beh, bella anche Neck, fatti avanti amore, la canzone di Neck. Ma sa tutta. No, no, io perché lui praticamente sta a Sanremo. Io sì. Sto proprio là. Mi piace il festival, mi piace perché mi piace. Io sono ligure, sì. Sì, 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 è vero, è vero. Mi piace guardare il festival, dico la verità, sono uno di quelli. È bello, è un appuntamento italiano. È un appuntamento, prima era una passerella di grandi voci, adesso è un pochino troppo lì. È vero, sì, con la... perché è più il mio genere il tocco. Jalapas. Ah. Sì, è vero, è vero. Nicola Savino, che ricordiamo che è di Foggia, Nicola Savino. Sì, San Severo, no? Sì. Il padre di San Severo, sì, mi sembra. Sì, sì, sì. Un orgoglio. Esatto, foggiano anche da quelle parti. A questo punto noi salutiamo, grazie. Grazie Patrizia Palmieri, mi raccomando, mamme arcobaleno, riunitevi dove diciamo? Via Lecce numero 5. Via Lecce numero 5, è bellissimo, cioè io andrei, ma non sono una mamma arcobaleno. Però, vieni con me, vedi, c'ho un personaggio. Mi organizzerò, diventerò un mammo. Buongiorno. Buona giornata. Ci vuole dire solo una cosa, deve dire viva viva Pippo Baudo. Viva viva Pippo Baudo. Ti ricordi? Era Bracardi, ti ricordi? Ah, era, è vero, che è faceva. Vero. Sì. Come va? Tutto bene? Sì, abbastanza bene, sì. Com'è stato il festival? Le è piaciuto? Sì, mi è piaciuto abbastanza. Chi le è piaciuto di più? Ma non è proprio come prima, però insomma. Cioè, prima, per esempio, chi le piaceva? Prima? Prima come cantante. Beh, all'epoca, insomma, Toto Cotugno, queste qua. Se la ricorda la canzone di Toto Cutugno? No, cioè perché ce l'ho a all'estero casa. Sono convinto tutti quanti che noi cantiamo l'italiano. Io sono un patito di queste canzoni, ho migliaia di dischi. Oh. Però non è che mi ricordo. E qual è il suo cantante preferito? A me? A me Tom Jones, a me. Tom Jones. Sex bomb, io sex sono bomb. La colpa. Roma, sex bomb. E certo. Nico Fidenco, Pia Di Capri, tutti questi che Tom andavano. Jones insieme fanno un po'. Tom Jones, siamo passati poi a quella canzone bellissima scritta non so a quante mani, voglio andare a vivere in campagna. Cioè, pensate, è caduto in alto, diciamo. Sì, è vero, è vero. Allora, quindi Tom Jones, si ricorda una canzone di I Believe Delila, in Delila. Quella canzone la vuole cantare? Sì, quella è un fenomeno. Come faceva? Bene. Diciamo così, a cappella, come ti viene, a parole tutte. Come se fossi per te il vero re. Qua canzone è cantate. Grazie, grazie, grazie. Lei ha vinto un bicchiere Ferrarini. Cacarelle oggi, Cacarelle. Grazie, buona giornata. Buongiorno, che canzone del festival si ricorda? Quale canzone del festival non mi ricordo? Una bella. Quella dell'82 di Riccardo Fogli. Cioè? Storie di tutti i giorni. Di tutti i giorni. È vero. E poi sì. Dopo l'82. Vabbè, facciamo passare la signora. Tanti cantanti molto bravi. Ecco, però quello che è proprio le è rimasto nel cuore. No, a me è solo quello lì, poi diciamo ci sono altri, però. Cioè poi siamo arrivati a Felicità. Ah sì, Felicità. Poi Toto Cutugno che aveva fatto il ciclo famiglia, le mamme, sì. I figli, la nonna, il cognato. Sempre secondo però. Sì, arriva sempre, sì, sempre secondo. Sì, sì. Quindi e quest'anno invece chi quale cantante? Mi piace tanto i Zero Assoluto. Il zero assoluto. Mi piacciono tanto. Ma come cantano. Ricordate una canzone degli Squallor? Mi ha rovinato il 68.
Ma quella no. Era bella, mi ha rovinato il 68, una delle canzoni. Andami, pote, una pace, ne sono pure altre. Sì, ce ne ricordiamo parecchie, tipo... Squallare, no? Sì, no, gli squallare erano, diciamo... Guatemala, Guatemala, ecco. Maremma, c'erano... Vabbè. Sì, signora, sì. Le regaliamo un bicchiere Cacharel, Cacharel. Ok, grazie. Contento. Vuole salutare qualcuno? No, io che dovrei salutare? Somiglia un pochino a Noemi. È vero, sì, è vero. Noemi. Somiglia un po' a Noemi, la cantante. La borsa no, l'ho vista. Quella della borsa, sì, sì, della donna. No, io l'ho visto tutto quando il festival quest'anno. Ah. Mi è piaciuto, cioè, chi doveva vincere secondo lei, obiettivamente? No, io obiettivamente avrei preferito zero assoluto. Zero assoluto, zero assoluto. Zero assoluto. Invece, no, insomma, sono andati male. È andato pure Renato Zero quest'anno, zero assoluto. Il Renato Zero è andato come ospite. Come ospite. Sì, sì. E invece quella specie di manichino biondo che chiamavano Patti Bravo. Patti Bravo, sì, mi piace la canzone. Beh, insomma, era rimasta un po' bloccata, però vabbè, vabbè. Bloccata, però... Grazie signora, gentilissima. La salma di... signora capiva molto di musica, ci fa piacere, ci fa piacere. Salutiamo il bel Luciano, quanto è bello Luciano. Luciano è sempre Luciano bello. È sempre bello, Luciano, eh. Che stai facendo stamattina, Luciano? Sto giocando. Stai giocando? Luciano, mi fa piacere, mi fa piacere. Oh, guardate che cosa c'è oggi qui al Convidi, via Isonzo. Nonna peperoni ripieni, zucchine ripieni, pomodori ripieni, piselli ripieni. C'è tutto, tutto, i piselli ripieni soprattutto. Poi guardate che meraviglia c'è qua. Riso, patate e krill. Come si fa a riempire il pisello? Come si fa a riempire i piselli? Ecco, Luciano lo sa, Luciano lo sa. Comunque, riso, patate e krill per chi vuole un piatto barese danese. C'è, c'è di tutto, c'è oggi, c'è di, sì, tutto. C'è di tutto, c'è di tutto. Oh. A questo punto io andrei. Io andrei. Ti vedo perplesso. No, lo vedo perplesso, lo vedo perplesso. Sto studiando, no? Cosa stai studiando? Da qua, andiamo da qua, andiamo, andiamo a vedere. Da qua, sì. Andiamo a vedere chi c'è, andiamo a vedere chi c'è. Buongiorno, buongiorno. Oh, buongiorno, buongiorno signori. Bene, bene. A volo. A volo, una canzone che ti piace, a volo. Una canzone. Del festival, una vecchia. Vecchia. Allora, il vincitore è dell'anno scorso, il volo. Il volo, quindi il volo. Vai, vai. Beh. Grande canta, canta. Amore. No. Dimmi chi non sei. Non so cantare, non mi dite niente, non è strano, per me. Invece, no, secondo me sa cantare. No. Non è per me, comunque. Vabbè, però vabbè. Vabbè, ok. Buona giornata. Buona giornata, andiamo. No, siamo sempre qui al supermercato con V. Di via Isonzo, Isonzo, che è un fiume per chi non lo sapesse, è un fiume. Oh. È vero, il fiume Isonzo. Il fiume Isonzo, Isonzo. Ma tu hai visto che quando vai alla cassa sono tutti più tristi? Perché? Sì, perché giustamente devono pagare, perché devono pagare. Arriva il momento. Oh, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. A chi diamo questo ultimo bicchiere? Io lo darei a questa signora qua. Buongiorno, sì, signora, salve, vedete che sta facendo il conto dei... Merita, merita. Stiamo parlando di Sanremo oggi, una canzone che l'ha colpita del festival anche del passato. Non l'ho visto quest'anno. No, del passato. Una canzone che le è rimasta. Una canzone proprio che... Olè. Vado un po' di fretta, devo andare a lavorare. Vado di fretta. È vero. Vediamo a lui, hai visto il festival di Sanremo? No. Lo vedi? Cioè che cosa, di dove sei? Io abito di là. Di dove sei? Dietro. Abiti dietro? Siete sì, qua? Ma di dove sei? Eh? Cioè non è che sei di Lambo Basso, di dove sei? No. Where are you from? No, from Mali. Oh. Mali? Un nel cantante. Mali esiste il festival, tipo Festival di Sanremo, Festival di San Mali. Cioè chi è il cantante più famoso del Mali? Mali? Tekenja. Che è? Come si chiama? Tekenja Fakoli. Oh, ci fai una canzone? Ci fai una canzone? Ci accenni. Nel frattempo Ferrarini ti regala un bicchiere. No. Non lo vuoi? Non lo vuoi? Manco, manco nel Mali vogliono il bicchiere. Incredibile questo, eh? Questo non... Com'è? Eh? Com'è? La canzone di questo che dicevi tu, ce la vuoi fare? No, non posso. No, non può. Non lo vuoi bicchiere? No. Perché non lo vuole nessuno? Nessuno vuole bicchiere. Allora, chiediamo al nostro guerriero. Perché? La luce. Perché? Buongiorno, signor, lo vuole lei il bicchiere, ma glielo diamo. Perché? Lo diamo gratis. Qual è la canzone che le è piaciuta di più di Sanremo? Non l'ho visto Sanremo. E l'anno scorso? Nemmeno. 3 anni fa? Nemmeno. 4? Non 8, lo vedo. 12? Cioè, non ha mai visto Sanremo in vita sua? Sì. Neanche quando stavo Orietta Berti? No, non mi piace. Mannaggia, a nessuno piace Sanremo. Vabbè, e allora a questo punto. Bicchiere, ce lo teniamo noi. Ce lo teniamo il bicchiere, lo vedi mezzo pieno o mezzo vuoto? Io lo vedo mezzo rotto il bicchiere, okay, un però... po' perché. Un po'. Oh. Quindi salutiamo il guerriero. No, salutiamo il guerriero. Lei è la nostra commessa più famosa. Si chiama Guerriero. Calciatrice, tra parentesi. Calciatrice. Sì. Secondo me ne ha pure le taccarate negli spizzilli. La squadra qual è? Calciofoggia.it. Salutiamo Calciofoggia. Salutiamo Calciofoggia, salutiamo.
Chi è il presidente? Sì. Lello Scarano. Salutiamo pure Lello Scarano. Salutiamo anche Lello Scarano. Salutiamo quello che ha un diavolo per capello, diciamo. Io lo posso dire, tanto come lui. Sì, salutiamo Lello Scarano. Salutiamo. Quante siete? 10 ragazze. 10 ragazze. Beh. E quindi? 10 ragazze per me. Posso bastare? Ti regaliamo un bicchiere Ferrarini, cioè non abbiamo altri nomi per, gli altri, per le altre giocatrici. Grazie, ciao, ciao, ciao a tutti. Buy this girl quite enough. It will be tough.